Sono qui insieme ai nostri colleghi delle altre strutture della CSD di Roma, in particolare Andrea Melli della Foresteria di Firenze, e siamo qua in questo stand insieme ai valdesi tedeschi che vivono nei paesi qui nella zona di Stoccarda. Lo stand, diciamo, che riunisce un po' sia appunto i valdesi tedeschi, la CSD e ovviamente la Chiesa Valdese. Le informazioni che diamo solitamente ai passanti, che insomma alle persone che vengono qui da noi a trovarci al nostro stand, sono, diciamo, relative in parte a informazioni che riguardano la storia dei valdesi, da dove veniamo, cosa facciamo e così via, e poi ovviamente cerchiamo, per quello che possiamo, di pubblicizzare le varie strutture della CSD, ognuno in particolare la sua, la propria, io nel mio caso quella di Roma. Non tutti ovviamente ci conoscono, per cui chiedono delle informazioni sulla storia dei valdesi, soprattutto delle origini, da dove veniamo, chi è stato il fondatore, dove si trovano ancora oggi i valdesi, quindi se siamo soltanto in Italia oppure ci troviamo anche in altre zone del mondo. E noi ovviamente abbiamo tutti i dépliant possibili e immaginabili che distribuiamo quando ci è richiesto, e per il resto invece, siccome abbiamo la cartina dell'Italia su cui sono segnate tutte le nostre strutture ricettive, ci chiedono informazioni magari più approfondite su una struttura in particolare. Questo, se non mi sbaglio, dovrebbe essere il mio quinto Kirchentag consecutivo ed è sicuramente uno dei Kirchentag con più affluenza di pubblico in assoluto. Lo si è visto dalle strade del centro della città, che sono assolutamente affollatissime, più di quanto lo fossero le città di Amburgo, oppure in passato anche di Brema o di Dresda, e anche probabilmente anche il Kirchentag più caldo, sia esteriormente alla struttura, dove abbiamo circa 34 gradi, che anche all'interno della struttura, dove si raggiungono probabilmente anche i 40, e purtroppo la gente suda parecchio ed è un po' restia a entrare dentro i capannoni a causa della calura. Speriamo che il prossimo Kirchentag, che sarà invece quello molto importante di Berlino, che si terrà fra 2 anni, sia da questo punto di vista un po' meglio organizzato, perché stare tutta la giornata all'interno di questo capannone a queste temperature è veramente molto difficile.